Don Saverio, porca madosca, ma Don Saverio, me lo conosco che c'era un bordello, le razzapecce, a me l'ha accorto in sogni, Don Saverio. Ma sapeva, l'aneta che lui sapeva 18 lingue, scritte e parlate, tot lingue, che lui sapeva l'italiano, me, perché me l'italiano. Qui a Calparoli, quando scorre la televisione, che fa la lingua, però 18 lingue, si capì? Ma mica solo francese, inglese, tedesco, lui sapeva le lingue orientali, che non si assomiglia per niente, anche come scrittore. Le top trasp, top spross, quel cazzo di mai. Perché era portato lui per lo studio? Ma allora studi sempre, sempre, tutta la vita. Difatti non confessava. Le domande per me sei vescovo, dovendo studiare, ma anche per una questione, perché lui diceva, io non posso giudicare, non me la sento. Non se la sentiva di. E vescovo gli aveva detto per me, ciò, se non te la senti. E lui non ha mai con sé la sua vita. Mai. Non voglio sapere i peccati di nessuno, diceva. Ma la sua passione le restudì. E studiva tutte te. Tutto il giorno, 18 lingue. Ma non solo le lingue. I dialetti lo sapeva. I dialetti. Lui andava a Shanghai, scriveva Shanghai cosa, ma cosa dice? Shanghai le. Insomma, il dialetto di Shanghai, se l'andava a Pechino e scriveva il dialetto a Pechino. Anche in India lui poteva andare a Calcutta e parlare il dialetto di Calcutta. A Bombay parlare il dialetto di Bombay, che poi non è mai andato, lui non viaggiava. Non è mai andato in Ver. Lo studiava. Aveva la cabina di libro, fino su fe, tutto il campo, il corridore, la cucina, tutto pieno di libri. E li diceva tutto, e aveva tutto. Che l'avrebbe potuto, invece niente, non stasiva nessun peso, nessuna importanza. Lui rispettava tutti. La Pasquina, che andava a fare al facendo di ca, il professor Mosconi, ricco di giornelli, in snircelli, lui trattava preciso. Ma pure ne so, era un me che aveva sempre paura a dedà. E scappava poco, la mattina andava a dire la sua messa in soffranza, stasera l'età che non ha mai mandato niente nessuno. Non era un intrigante, che l'aveva mai detto, insomma, che in quella sua vita lui non ha mai, non si è mai, anche un consiglio, a volte, che quando magari, siccome era che si istruisse, aveva robe, ma lui, le sue parole era, non me ne intendo. Lui era un uomo di studio, e mondo, la gente, non si trovava, lui non era capace, non era un uomo pratico. Lo stai facendo di una cambiata, non la conosceva. Pagherò, solo ti pagherò. Chi è che pagherà? Lui era fatta così. Che anche lo pure, anche a parola delle stelle, sapeva tutto e non le sbona per niente. E il suo fratello, breve anche lui, se non più bravo Paolino. Lui era un matematico, ma Paolino Burdel diceva anche il professor Menchi, l'altra sua testa era tutta matematica. Un diceva di nessuno, ah ma come festa, Dio, ma quello che è un dono quello, lui aveva questo dono della matematica. E la Pasquina, quando andava in catalogo la Pasquina, da mattina la disse che stasera dagli ori, dice dei sofà, sta la radio accesa, senti la musica, senza fare niente. Oh, e guardava Praria, che lì la purena la capiva. Quello era il suo modo di pensare, perché in fondo, anche la musica della matematica, le note, da Busgherè, è tutta una costruzione. E lui tra su testa, chissà, sull'onda della musica, in un al combinazione, chissà, perché stroncheava. Con era Britto, non era neanche sposato, era un zoma antico, un slungagnon, sempre sa che spolverino tutto lì, dico ma tu oggi, a me ricordo che hanno cresciuto un po' perché calò, tenta a Carrobio, mi ha detto mi va, una cresciuto bene. Ma Paolino nella matematica aveva fatto delle cose sue, delle scoperte, aveva inventato, perché lui le applicava questa matematica, che per campetta c'era ripetizione in bordello pure, aveva la campetta loro, ma lui era superiore, te l'ha detto anche sulla camminata, andava sempre a spunto,
con progressivi vicini. Cioè, lei voleva, aveva una testa, no? Era sempre di che pensava. Però era un uomo segreto, non si confidava con nessuno. Non si affidava perché oggi, sai, te fai vedere una cosa a uno e quello il giorno dopo, tac, te la copre. E capi un becco, un capletto e dici l'ha fatto lui. Quella roba sua. E te scelta il budì. E lui non si fidava. Non si fidava di nessuno, che prima è andato al campo della fiera. Cioè, il campo della fiera vi ha detto tre volte e lui si capì subito. Era un aeroplano quello, un apparecchio nuovo di sua concezione, che lui voleva fare degli esperimenti, però dopo sarduceva troppa gente e niente più. L'andai in campagna e st'aeroplano non si è mai potuto sapere, lui non ha mai detto niente. E faceva tutto per lui, in caimo d'era. E usceva e usceva aiutare da nessuno, tutto con le sue mani. Ah, non si affideva, andava in campagna la mattina presto, ci aveva su in bicicletta con questi scatoloni miei, che pum, non era sul merda aeroplani, voi. Una inventata per lui, era un bisogno della sua mente, non poteva stare buono, perché era un tipo nervoso, anche un po' lunatico, la testa quando il cervello lavora troppo. E poi addirittura progettò un sottomarino di tipo nuovo. E perché a un certo momento le mandarci a me da Roma Italo Balboa. Amo, questo è un sussor per quell'aeroplano. Perché lei era anche scorbotti, ma non poteva dire di no. Non c'è mai Italo Balboa. Sa fare tutto cadè. Che a Roma poi si aveva in quale. A lei ne stai maresciallo dei carabinieri. E lui insomma l'ha detto. Sassucchetti, siamo adesso, e Italo Balbo lui ha detto: io voglio sapere, tu mi devi dire questo aeroplano, io devo sapere tutto di questo aeroplano. E lui ha spiegato, gli ha fatto a te i disegni, i calcoli, e modello, e gli ha detto un posto, no a Roma, fuori, un posto tutto chiuso, perché lui ha detto: io parlo, faccio vedere tutto, però solo a Sua Eccellenza. E gli è testa posta per loro e lì hanno fatto delle prove, muoiste dagli uri, tutte le prove possibili e immaginabili, che Italo Balbo, l'Ervenske, non se l'aspettava una roba così. E Pecle Badè, ma qui è una rivoluzione, la capì subito, perché era tutta una concezione nuova. E dopo gli è testa, che prima pareva, e poi dopo insomma gli è testa posta, e le fatiche, capì, la politica, le gelosie, insomma la roba, l'hanno andata avanti, anche Italo Balbo, che lui era convinto, lui l'aveva detto a Paolino, fidati di me, lui ha detto, noi andiamo fino in fondo, a Xe lui ha detto, noi andiamo fino in fondo, e invece è caduto, perché ne avevo contro troppo. Mo anche l'industria com'è, tutta l'industria che aveva aeroplani che erano in piena produzione, in putero ste buon, lì c'è stata una reazione, gli avrà detto, ma è andato a cambiare da un momento a cliente, tutti i bocca e MS30, chi è che si dà tindria, tutta la roba che infatti fino adesso non va più bene, che poi era anche una mortificazione per loro. Comunque, che qua dalla campagna, ur fuori sniano, come è andato a fare gli aeroplani, ecco per dire, senza rendersi conto del danno per la nazione. E Italo Balbo le fatica perché di cosa se ne dicono andiamo fino in fondo e poi non gliela fate neanche loro. E dopo l'endevie, dopo anche lui si è visto che ha avuto insomma una fine. Come? It's per i due dici per sbaglio, ma ne sono mica per sbaglio. E quello è un mistero quello lì, che non si saprà mai. Mo Paolino era una grande mente. E sempre da parlò. E Clasera, con la contea Pasquina, lì era le longe bagnette, che metteva a posto tutto il suo carte, i modelli, tutta la sua roba, quando era fuori il block notes, cui neva della carta, ma quanto nera. Lo si è fatto aiutare in Catalì, la sgombra, la romeria, una cassa. Qui era carta e gli portò. Sulla cardezza, sulla terra, sulla scarani, e ogni amuccelli tosta il carte, tutta cusana. E poi è andato al cammino, cui era di giorno invece di stella stessa, o si è messo alle distelle,
E pian pian senza fare una gran fiambata, no? E ci aveva un po' di quaderno a fuori e buttava di fuori. E stagevo le da te. E la progetto, qui ho avuto tempo a finire la notte. Ogni arresto, niente, un biglietto di treno. La progetto. E sempre a sempre. Che la Pasquina lei diceva, ma signor Paolino, la da progetto punto da sta roba, è tutta carta scratta. E lo sente. E faceva così con la testa. Che quel cui era in calcetti è andato tutto per tutto. Qui era scritto l'universo dentro. E quattro mesi dopo è morto. Una ciara sotto un furgone alla stazione vecchia, non era in bicicletta, che va tortlo, attraverso una guardia e che pum, un detente, e dopo la porta di testa, non c'è niente a fare. Che però almeno non ha patito. Ha perso conoscenza subito, ci mato una botta. Porco Paolino, che lo nominai le tarde, de caffè a scuro, mica adesso gli americani hanno fatto un aeroplano, dicono che non si vede un suè. E mi ho detto, sul Saves Paolino, che lo se su aeroplano, chi Paolino? E ne conosceva nessuno, mi serve niente. Paolino chi? Pure, le stecche che muore su un'altra volta. E muore va la sverta. Quel che mai inventato ormai. Ma solo la televisione, così fa più caso, ma stai preso, se ci pensi, è una roba. Ste disdei a catta con un bottone e via monta. E però meglio un po' che. Azzende, a vardi in qua di là e poi sono morto, la masta fa la televisione. Andrò mai le sopra che roba, facciamo un bel applauso e tutti chi batte al mambo da fecchè. E allora, a scappa. A ciaccio in macchina e a fare un zero. No, da roba, vado in sciaborsia. Poi mi fermo e mando una cartolina. Un moschino mai nessuno. E lui invece un pistolo, ma da trovare un po' di posta. Allora, hanno scritto da parte. Da Froccia, da Pedraconte, da Montbello. Tu casciola, tu hai una cartolina, saluti e sono un carruaggio. Però ha cambiato tutto il mondo perché do. Se no sempre stesse parole, la della sempre una roba nuova. Tanti saluti, saluti e baci, salutissimi, saluti cari, un pensiero, un ricordo, arrivederci presto. Voi ne attenti al caffè, perché mi è che i miei dice, ma chi è che ci tu è? Ma niente, e se arriva sto al cartolini che li tenga in cada conto più o meno. O se no, dal voto ho fatto qualche telefonata. C'è il mio numero, qui entro le prime pagine di libro. Le ultime notizie, il tempo, le strade, le condizioni delle strade. Qui ci sono dei lavori, bisogna deviare. Lassù c'è la neve, ci vogliono le catene. L'autostrada del sole, la via Emilia, la Flaminia, tenere la distanza di sicurezza. E in tutto il senso, per sempre me, testa per te. Perché la strada qui è. Moine, tutte d'importo, da Monscuda, Bologna, Badia Tedal. A San Benedetto del Tronto, Zurigo, a Madrid, dove è la strada? Basta partire. Solo che me non partesse mai. Che però è vero, no. D'ogni te, a partesse anche me. Con gli amici della Rocca, sti strada se ste a Siena, a vedere il palio. E siccome qui era anche la mostra di Picasso, e dice a Turma Malè, ripartiamo il pomeriggio e la mattina chi vuole andare a vedere la mostra? Che palio, mo ricorda Massès. E la zenta di Rocci stava paura. E la mattina dopo sostesso e lì alla mia moglie, la Clara, e lei fuori stilla, dice, non ho chiuso occhio tutta la notte, vai te, vai pure te. E me ha sottecciato, con gli erani su gli era scappato. E proprio in che momento? E venzo alla sabra. Posso offrirti un cappuccino? E mi tolto un cappuccino e poi se non capisce. Allora andiamo a vedere sto Picasso e lì. Sì, ma prima fammi vedere due vetrine. Come no, anche tre o quattro. Scendimi e te la faccio sotto braccio. E incamminiamo un po'.
la teneva stretta, la sentiva, e un certo momento l'ho guardata, scendendo in chioccia da sette, e si mandava avanti stretta, stretta, guardando i vitrini, a non avevi niente, e avanti da sette, poi era un albero bel grande, la scema andava sempre da sette, e era quella sul sesto. Perché la Sandra a me era sempre piaciuta e la iageva, ma l'andava sempre a tutti lì. E clamatemi in bici, resta la fede morte. E dopo, quando siamo tornati a casa, che si è in veste ma scusa, ma niente, come confuso un sesto, mi azzeccava lì, la capiva scusa, la scherzava. La donna, insomma, boh, guarda più donne. E una sera, da Clara, la mia moglie, che un anno fa, 4 stelle, che poi sarà un anno e mezzo, un tema mi ha detto che sono diceva, che per non mai sono dice che sempre, no, adesso è un po' che russi forte, che non riesco a dormire. C'ho sul cattè che può essere, che poi mi sono dice, ma mi sento, mi sta di te, e ha fatto capri da letto. La cara è grande, che mi però un pismo, lei, se no non dorme, ecco, poi, ecco, dopo Siena, 3-4 anni dopo, una sera la mi ha detto, ma come niente, come slam Gesù se questo tempo. Assieme lì dice, detto così, no? Ormai noi in fondo non abbiamo più niente da dirci. Come sarebbe? Sarebbe che non abbiamo più niente da dirci. No, scusa, ma non capisco. La bella vinciuna, che se spuse, ce le siamo dette di cose in 21 anni. Adesso non è che tutti dei come ci siano tutte queste novità. No, ma nel mio caso è un altro discorso. È che non abbiamo più niente da dirci. Insomma, allora c'è il caffè, una stanzetta. Poi non siamo più giovani. Ho capito, ma non siamo nemmeno vecchi. Va bene, però siccome ci sono i figli. Dai, voleva di me, certo che ci sono i figli, ci sono due figli. E allora rimaniamo buoni amici. Come buoni amici? Sì, come due buoni amici. Ma amici anche, scusate, cosa vuol dire buoni amici? No, vedi, io credo che noi due non ci siamo mai capiti. Io sono diversa, però sarà che sono stata educata in un modo. Se ho capito, perché lei è maestra e la blu sempre fa scuola, che non ne hai bisogno, gli avrò detto per volti, potete tu quante matte con il portello chi che abbiamo già i nostri. Io la dischio stare in casa si sentiva, anch'io la mia vita, per me fare scuola, insomma, la lui fa scuola, e la fa scuola in cuore, prima si fa, la è venuta fuori con questo discorso. Che secondo me lì la lasciavo, ma me la sa, lei sa qualcosa, o magari è solo un sospetto, non dice niente, la una raccoglie e non perdona, amo, l'hanno sempre detto. Ci sono delle cose che io non le perdono, che in fondo su niente a perdonare. Sì, ho sbagliato quella mattina, però bisogna anche capire perché nella vita, zoppa. E lì invece la perdona. E la sbaglia anche lì, eh? Qui è di momica e avrebbe tot. Ma io con tot, ma che l'interno. È la vita in fondo. La ne parla capire, siamo uomini, non siamo di legno, che però slalsa le tue scuse che vuoi niente. Non stroppo, lì a quando la punta e se la ne sa, c'è la fase, e vale di me, che dopo c'è un pezzo antico, hai anche il coraggio di venirmelo a dire, e intenta quei passi di e passa mai non soffre di niente, le sempre tanti sparoli, ciao, vado a scuola, è pronto in tavola, cerchi un'aspirina, e tratti, buonanotte, non capisco niente, c'è cosa fa, perché? E che se c'è scopato un sbaglio, che lo riconosco, è uno sbaglio, andare a fare più, ecco, lì la non griderebbe. E l'avrebbe preso, perché allora fare porca puttana. Allora fare, non c'è neanche buona tibusina. La melizzerebbe in tua fase, adesso, ecco io sono fra due fuochi, ma che due fuochi, ho sbagliato, e poi me non voleva fare niente. È venuta a scena, Clara. La Clara la perdona, siamo buoni amici, te che vedi? Adesso diventi amico una di noi, siamo amici. E ma la terra dopo ti amici, c'è il mio parcoccio, per lasciare un fuoristiere, amore.
ho 53 a me. E dice tempo passa, però un è chi ne ha 41, chi ne ha 34, chi ne ha 22. E dice, ma è passa nel capallo. Ho capito, ma in te parlo la cosa faccia, come è da me. Non è mica il tempo che passa, se non capace. E dice, passa il tempo, tu vado. Guarda una tante in ve, tu la tendete, se non che mi tendete, ma guarda là che c'è sempre in prisce, è sempre te che mi arriva, non arriva mai. Che se stasera un ferro, prenderebbe questo ferro, ferro, ferro morto, mi ammarrano. Solo che questo ferro non da fatto, chi tirai fiero, ho tentato sì, ma avrebbe smorto buono. Può morire per campare, ma non sa. La merito. Chiaro che io sono solo da volte che scorda per me, ma questo è questo suono. Qualche tutto gli attenti e dice, scorda per te che mi mato. E se il caio da scorda, con chi è l'idea di queste robe? Ma a te patà che ti capisci niente, che fa che in piazza tiri, ma la gente che è sempre scorso un da fè, questo e quello, non va bene me, niente. Io sempre la dita di scordare niente. C'ho voi, c'ho lei, stasi buono un momento, stasi zettamente, stasi mai zettamente, stasi un po' se non voglio sentire volare una mosca zettamente, stasi zettamente, porca puttana, zitti tutti! Grazie. Andiamo alla luce, vado.